Amici di salute, ben ritrovati. Oggi divido lo schermo con il professor Mario Santini, responsabile dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica dell'Università Vanvitelli della Campania. Io lo ringrazio per il suo tempo, che è davvero, davvero molto prezioso in questo periodo più che mai. Professor Santini, in piena pandemia, una chirurgia toracica ha dovuto affrontare il doppio dei problemi. Grazie dottoressa, ringrazio tutti i telespettatori, vi saluto. E certamente quello a cui lei accennava è stato un problema importante. L'impatto che la pandemia ha avuto sulla salute pubblica è inutile sottolinearlo, però certamente al di là di quello che è stato l'impatto prevalente della malattia Covid, dobbiamo considerare che questo ha comportato anche una notevole riduzione di quelli che sono stati gli approcci alla sanità pubblica da parte della popolazione per due ordini di motivi importanti. L'uno è stato certamente quello della paura dei pazienti di rivolgersi agli ospedali per la paura del contagio, ma dobbiamo anche considerare che il sovraccarico di lavoro che questa pandemia ha comportato negli ospedali e nella assistenza sanitaria in generale ha comportato anche una riduzione di quelli che sono stati gli accessi alle diverse possibilità assistenziali. In primis, ed è quello che forse a me interessa più particolarmente, è la riduzione degli screening oncologici. I programmi di screening sono stati in pratica bloccati. E quindi questo ha comportato una riduzione di quelle che erano le volute diagnosi precoci e quindi un trattamento tempestivo delle malattie oncologiche che in questo modo possono trovare certamente una soluzione. E è fondamentale considerare che anche la disponibilità di posti letto si è Certo, andata man mano riducendo. riducendo, certamente, e questo dal momento che numerosi reparti sono stati trasformati in reparti I Covid. reparti Covid. Poi bisogna considerare anche un altro aspetto, che è quello della necessità di particolari tipi di chirurgia, e tra questi la chirurgia toracica. La necessità di accedere ai letti di terapia intensiva post-operatoria. Certo. E ovviamente per le necessità imposte dalla pandemia, molti reparti di rianimazione di terapia intensiva sono stati trasformati in reparti di subintensivo, di intensiva Covid, e questo ha ridotto ancora di più la disponibilità Certo. del paziente per le chirurgie. La ringrazio per questo suo inciso, perché effettivamente alle volte da casa è difficile rendersi conto di come sia poi tutto circolare in un ospedale o comunque insomma anche in un policlinico, in una struttura assistenziale. Quindi anche quello che ci sembra non essere coinvolto dal Covid, in realtà invece poi lo è. Professor Santini, fino a forse una decina d'anni fa, poco più, poco meno, sentire che qualche paziente aveva necessità di un intervento di chirurgia toracica ci faceva immaginare una cosa devastante, un intervento molto invasivo, magari anche poi con una degenza, piuttosto lunga. So che invece nel vostro reparto già da un po' di tempo, questa, come dire, problematica era stata abbastanza risolta. Sì, bisogna considerare che la chirurgia toracica, come dicevamo in precedenza, è una chirurgia che ha un grosso impatto sulla funzionalità cardiorespiratoria dei pazienti, al punto tale che ai tempi del mio maestro, 65 anni erano il limite per i pazienti per accedere agli interventi di chirurgia toracica. Ovviamente questo limite si è andato sempre più alzando. Oggi non si parla più di un limite d'età, ma semmai soltanto di limiti funzionali. E
tutto questo era dovuto certamente a quello che è non solo l'amputazione funzionale che viene determinata dall'intervento di exteresi polmonare su quello che è il parenchima polmonare, ma anche su quello che è la funzionalità della gabbia toracica e il dolore postoperatorio legato a quello che era l'accesso toracotomico, cioè l'incisione del torace che veniva utilizzata fino ad alcuni anni fa. Oggigiorno, grazie al ricorso della chirurgia toracoscopica, che mediante due o tre accessi o anche un solo accesso, consente di eseguire interventi di exteresi con sicurezza e con successo dal punto di vista oncologico. Ovviamente in una situazione di pandemia, quale quella che stiamo vivendo, con la riduzione dei posti letto, questa metodica chirurgica ha consentito anche di mantenere a un certo standard il numero di interventi eseguiti, in quanto la degenza post-operatoria è certamente più ridotta negli interventi eseguiti per via toracoscopica rispetto a quelli eseguiti per via toracotomica. Normalmente un paziente rimane 3-4 giorni in ospedale dopo l'intervento, in precedenza poteva rimanere 7-8 giorni dopo l'intervento, e quindi questo ha consentito un turnover maggiore e anche sulla nonostante la riduzione di posti letto che abbiamo dovuto subire per la chiusura dei nostri reparti, siamo riusciti a mantenere un certo standard. Insomma, questo a conferma che la sanità in Campania certamente ha le sue carenze, ma funziona davvero bene. Abbiamo delle vere eccellenze. Noi purtroppo siamo già quasi in chiusura. Io vorrei farle una domanda da $1 milioni. Secondo lei, di qui a X numero di anni, il vostro tipo di lavoro aumenterà in conseguenza del Covid e di tutte le patologie al Covid connesse? La nostra attività, in particolare di chirurghi toracici, non credo che abbia un incremento numerico nei prossimi anni. Certamente ha avuto una richiesta da parte dei reparti Covid per l'assistenza ai pazienti affetti da questa malattia, per le gravi complicanze che questa malattia comporta, complicanze che hanno anche un interesse di tipo chirurgico, soprattutto per quanto riguarda lo pneumotorace, ovvero sia la presenza di aria nel cavo pleurico, il collasso del polmone determinato dai danni che questo virus determina sul parenchima polmonare, e quindi è stato richiesto il nostro intervento per posizionare tubi di drenaggio, per assistere questi pazienti, o anche per eseguire ad esempio delle broncoscopie mirate per perfezionare la diagnosi, perché spesso esistono delle sovrinfezioni di altri germi sulle polmoniti determinate dal coronavirus. E quindi, insomma, questa è la nostra attività quotidiana oggi. Che cosa succederà domani? È difficile dirlo. Non credo che ci sarà, almeno penso che non ci sia, un incremento di patologie neoplastiche legate a questa pandemia, almeno questo ce lo auguriamo tutti. Chirurgia toracica al 90% è chirurgia oncologica. Un cenno alla prevenzione possibile. Allora, la prevenzione è fondamentale. Nel cancro del polmone la prevenzione veramente è affidata ad alcuni concetti semplici: l'astensione dal fumo. L'astensione dal fumo è quello che possiamo fare noi cittadini. Che cosa possiamo fare? Semplicemente astenerci dal fumo, e questo comporterebbe già una riduzione importantissima nella casistica di cancri del polmone. E poi il resto è affidato certamente all'attenzione da parte dei medici di base ed eventualmente a dei programmi di screening che, utilizzando la tacca stratosottile e ad essa associando eventualmente alcuni prelievi, alcuni esami ematochimici particolarmente moderni, potrebbe consentire una diagnosi precoce. Ovviamente, certo, un paziente fumatore intorno ai 50 anni è un soggetto a rischio, e in questi soggetti la comparsa di qualsiasi sintomatologia, seppure sfumata, deve far sempre
sospettare da parte del medico di base l'insorgenza di una neoplasia polmonare. Devo ricordare ancora che purtroppo soltanto il 20% dei pazienti con neoplasia polmonare può essere sottoposto ad intervento chirurgico, e l'intervento chirurgico è l'unica terapia in grado di trattare in maniera radicale il cancro del polmone. Allora, noi ringraziamo davvero tanto il professor Mario Santini per questa intervista, ringraziamo voi per essere stati con noi, vi ricordiamo come sempre l'appuntamento anche online sui nostri social e sul sito vgchannel.com, mentre l'appuntamento con Salute si rinnova tra una settimana, sempre qui su Canale 8. Alla prossima.